Ciao ragazzi, bentornati sul canale. Per iniziare bene questo 2018, la prima cosa che farò sarà risistemare la carrozzeria del mio CG7. Non so se l'avete notato, ma qualche mese fa, mentre stavamo provando la Jeep durante la fase di preparazione del motore, ci siamo dimenticati di chiudere i ganci del vano motore e di conseguenza, come abbiamo scollinato, il cofano si è aperto e, intruppando sulla cornice del parabrezza, si è piegato a metà. Fortunatamente il mio cofano era un modello aftermarket, quindi molto leggero, e si è piegato prima che si potesse rompere il vetro e la cornice del vetro. E ho aspettato un po' di tempo perché pensavo che era irriparabile, invece durante il periodo delle ferie tra Natale e Capodanno mi è venuto a trovare mio suocero, che da ex carrozziere si è messo lì e ha cercato di ribatterlo, e fortunatamente è riuscito abbastanza bene. Ora ve lo mostrerò. Quindi non resta ora che andare a lavare la Jeep, perché è quasi 2 settimane che sta ferma, e smontare il cofano e il portellone e portarlo a verniciare. Praticamente questa era la parte che ha urtato sulla cornice del parabrezza piegandosi. Era praticamente irriparabile, il cofano come lo andavi a toccare fletteva e poi praticamente si era completamente spostato dagli angoli, infatti qua urtava pure contro la vasca. E fortunatamente, dopo un po' di ore di lavoro, siamo riusciti a ritirarlo fuori il più possibile, e ora non resta che smontarlo, portarlo in officina e farlo. Già che mi ci trovo, ho pensato di far verniciare anche il portellone posteriore. Fondamentalmente è abbastanza in ordine, soltanto che nella vecchia versione di Jeep che avevo realizzato, il Rock Gear, il tendalino questo a 45 gradi, era montato nel metodo standard, come viene prodotto dalla casa, e praticamente si reggeva sul portellone posteriore tramite uno scratch adesivo, che poi col calore dell'estate, che la carrozzeria si infuocava, tendeva sempre a scollarsi e a portarsi via anche parte della vernice. E quindi ho pensato bene di ripulire tutta la colla che era rimasta sul portellone e far applicare un sistema di chiusura tipo quello del deck cover della Bestop. Facendo questo però mi sono reso conto che in alcuni punti la vernice aveva fatto tipo una crepa, tipo rialzata, o per il prodotto corrosivo che ho utilizzato o per via della colla dell'adesivo stesso. Quindi questa sarà un'altra parte che andremo a smontare. Ora non resta che lavare tutta la Jeep e smontare tutti i pezzi che dovrò portare in officina. Oh,
Ragazzi, Jeep lavata, ora non resta che iniziare a smontare il portellone posteriore e il cofano. Iniziamo dalla parte posteriore in quanto è molto più semplice da smontare. Andiamo! Smontare il portellone posteriore del CJ è un gioco da ragazzi. La prima cosa da fare sarà togliere le due cinghie di fine corsa che si trovano all'interno e il sistema di chiusura. Dopodiché non resta che svitare i quattro bulloni delle cerniere e possiamo tirarlo via dalla vasca della Jeep. Per questa prima operazione non ci serve altro che un giravite, una punta a torx e una punta a croce. Iniziamo con sganciare il sistema di chiusura del portellone, ovvero la ghigliottina. Dopo passiamo a sganciare i due fine corsa del portellone. Ricordiamoci che una volta sganciati questo, il portellone ci verrà incontro, quindi vi consiglio di sorreggerlo con il busto o con una mano. A questo punto non resta che svitare le quattro brugole che sorreggono il portellone sulle cerniere. Le due esterne vi consiglio di non svitarle del tutto, in modo di poterle togliere con le mani una volta che sorreggiamo il portellone per non rischiare che cada a terra. Il portellone l'abbiamo torto, ora andiamo a smontare il cofano. Per poter smontare il cofano, la prima cosa da fare sarà togliere tutti i ganci che ci sono nella sua parte superiore, quindi le battute della cornice del parabrezza, il gancio centrale che serve per fissare il parabrezza e i due ganci che fermano il cofano chiuso. Una volta rimossi tutti questi componenti, potremo togliere le quattro brugole che ci sono sulle cerniere che uniscono il cofano alla vasca della nostra Jeep. Thank you.
Una volta rimosso il cofano, il portellone e tutte le parti, i componenti che abbiamo smontato, vi consiglio di prendere un contenitore di plastica e riporci dentro tutti i bulloni, le viti e gli stessi componenti che abbiamo smontato. Ma prima di riporli vi consiglio di riassemblarli parzialmente con viti e bulloni, in modo che nel momento in cui andremo a rimontare il cofano abbiamo il lavoro molto facilitato. Molto facilitato non si può sentire, però facilitato. Non resta che riporre gli attrezzi e caricare cofano e portellone sul pick up per portarlo in verniciatura. Per oggi abbiamo finito. Spero che questo video, come al solito, vi sia stato d'aiuto in qualche modo. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale e continuate a seguirmi, perché quest'anno abbiamo tantissime news e tantissime rubriche. Quindi spolliciatemi un like e ci vediamo la prossima settimana. Ciao!